Il cinema è immaginazione e storia, emozione e cultura. È anche svago, sogno, libertà. Ha impresso segni indelebili nella memoria di ciascuno di noi e appartiene alla nostra civiltà come uno dei suoi tratti identitari. Proprio i David ci aiutano a tracciare e a scandire il percorso, ad avere anche la percezione del cammino compiuto, dei valori in campo, di questo patrimonio di arte e di cultura che fa pienamente parte della storia italiana. Quel che più conta è che questo patrimonio di invenzioni, di professionalità, di creazione artistica, di supporto industriale, divenuto col tempo un'importante infrastruttura del Paese, ha generato sapere, percezioni condivise, ha prodotto una scuola, ha ampliato le potenzialità espressive della società. Il cinema ha fornito un contributo significativo allo sviluppo della nostra civiltà. Il premio Davide di Donatello esprime questo senso della storia, storia del cinema che è storia italiana. Il nostro talento continua a essere apprezzato ovunque. Il gusto e la qualità italiani hanno nel cinema, con le sue radici e con le sue icone, un grande propulsore. Le istituzioni sono quindi chiamate a sostenere la cultura nelle sue diverse espressioni. Promuovere cultura vuol dire anzitutto promuoverne la libertà. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha capitoli rilevanti che interessano il cinema e la cultura. È un'opportunità storica quella che abbiamo davanti, una sfida che dobbiamo superare come Paese.